Questo programma è offerto da Giuseppe alzò gli occhi verso l'orologio del palazzo, poi guardò dritto davanti a sé, distante vide il mare, chiuse gli occhi e ne ascoltò il rumore come dentro ad una conchiglia. Raccolse i suoi arnesi da falegname e si avviò. Il mare non è poi così distante. Ci ha risposto così, in semplice veste da cittadina, alla nostra richiesta di una considerazione sul programma della festa, il presidente del Consiglio Comunale Claudia Clemente, entusiasta per la prima discesa del santo patrono di Bagheria, San Giuseppe, nella frazione marinara di Aspra. Una festa della comunità fatta dalla comunità. Abbiamo risposto positivamente all'appello dell'assessore Balistreri per un progetto comune partecipato. Questo è un primo passo, ma il percorso intrapreso è quello più proficuo. Il programma vibra di unione in ogni suo evento, forma d'arte e cultura rappresentata tra le vie e i luoghi di tutta la città. Continua Claudio Clemente. Musica, teatro, cinema, poesia, fotografia, danza e arte, ogni espressione dell'anima artistica del bagherese si è trasformata in eventi. Moltissimi giovani e ragazzi che contribuiranno gratuitamente con ciò che più amano, pronti a condividere con la comunità il fuoco dell'arte che li spinge a rendersi operanti in un momento così difficile per la città. Maxi truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Palermo, che sequestra 104 milioni di euro alla Banca d'Affari Internazionali Namura, per una truffa alla regione siciliana. 7 in tutto le persone indagate, tra cui 4 manager dell'istituto di credito con sede in Giappone. La truffa in questione ha causato un ingente danno alla regione di circa 175 milioni di euro. L'operazione riguarda la cartolarizzazione dei crediti sanitari e 3 operazioni di finanza derivata. Il tutto nasce nel 2002 e, secondo gli investigatori, una parte dei profitti illeciti sono stati destinati a 2 società offshore riconducibili a 2 professionisti palermitani che hanno percepito all'incirca 20 milioni di euro. Intanto, dal Giappone, la Namura fa sapere di essere disposta a collaborare con la Guardia di Finanza. Nel corso della notte di ieri, i carabinieri hanno arrestato un giovane bagherese, classe 1992, che alle 5 del mattino, in compagnia di 2 giovani ragazze, dopo aver scorto un posto di controllo dei carabinieri, ha prima fintato la sosta per poi fuggire a folle velocità per le vie termitane. I carabinieri, che stavano eseguendo un posto di controllo nei pressi dello svincolo autostradale A19, si sono messi immediatamente all'inseguimento. Il giovane è stato bloccato dopo alcuni minuti in contrada in palastro, nascosto con il veicolo tra la fitta vegetazione presente, ed arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Alla guida di uno scooter senza patente e con un bimbo in braccio. Questo è il resoconto di una vicenda paradossale che ha coinvolto un giovane di 23 anni, fermato dagli agenti di polizia lungo via Cappuccini a Palermo. L'uomo in questione, inizialmente fermato per aver tenuto questa pessima condotta, inoltre è risultato alla guida del ciclomotore senza assicurazione e senza patente, risultando così un rischio per se stesso e per il bimbo affidatogli da alcuni parenti. Il 23enne, alla vista degli agenti, ha perso la calma, scagliandosi contro gli stessi, e a causa di questo comportamento impetuoso dovrà rispondere di oltraggio, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Proprio per questo il giovane è finito in manette. You sexy, sexy dancer.
rendere ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. Puoi esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. I carabinieri e la capitaneria di Porto Termitane hanno arrestato nei pressi dell'area portuale due uomini, entrambi disoccupati, i quali, insieme ad un dipendente della società navale Grandi Navi Veloci, si sono resi responsabili del reato di furto aggravato. Nella mattinata del 22 luglio, infatti, la nave Florencia era attraccata al porto di Termini Imerese e, terminate le operazioni di sbarco, i militari appostati hanno assistito ad una manovra insolita. Due uomini, che erano a bordo di un furgone, avvicinatesi ad un membro dell'equipaggio che li attendeva sulla banchina, entravano nell'area di carico dell'imbarcazione. Dopo circa un quarto d'ora, i tre soggetti uscivano dalla nave e, dopo aver consegnato del denaro al membro dell'equipaggio, si allontanavano dall'area portuale con a bordo cinque fusti di colore rosso della capienza di circa 200 litri, caricati nel cassone del loro furgone. Visto ciò, i carabinieri hanno fermato il furgone con circa 800 litri di gasolio. Messi davanti al fatto compiuto, gli stessi hanno dichiarato la verità e fermato anche il loro complice, trovato in possesso del denaro contante ricevuto qualche istante prima, sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. La tempestività dell'intervento dei carabinieri e dei militari della Capitaneria di Porto ha consentito di recuperare tutto il gasolio sottratto che, nell'arco della stessa giornata, è stato interamente restituito alla società marittima, la quale ha espresso la sua soddisfazione per l'operato svolto dai carabinieri del locale comando arme e del personale della Capitaneria di Porto di Termini Imerese. Ad Altavilla Milicia è stata ritrovata una bomba di circa 100 anni fa. L'ordigno bellico, trovato dai carabinieri presso Contrada Marina della Bruca, nei pressi della Statale 113, risale probabilmente alla Prima Guerra Mondiale. Alle operazioni di recupero erano presenti i vigili del fuoco e gli artificieri. L'ordigno, che si trovava in pessime condizioni, è stato fatto brillare senza conseguenze negative. Un cittadino marocchino, El Ahdad Hassan, classe 1978, si era finto venditore di bibite fresche per coprire la sua vera identità di spacciatore di droga. Il pusher del lungomare, così definito perché arrestato proprio al lungomare Colombo di Campofelice di Roccella dai carabinieri del comune Madonita, girava con un carrello refrigerante colmo di bibite fresche. Ma gli uomini dell'arma, insospettiti dal successo delle sue vendite, hanno deciso di tenerlo d'occhio. Nel weekend il marocchino è stato colto sul fatto mentre era intento a vendere una dose a due giovani acquirenti, risultati minorenni, per un peso pari a 2 grammi. Da lì i militari dell'arma, a seguito della perquisizione, hanno ritrovato addosso dell'uomo ben 10 grammi di marijuana e 58 bustine in plastica per il confezionamento, oltre agli incassi di giornata. Per tali motivi, El Haddad Hassan è stato tratto in arresto con l'accusa di spaccio, ma rimesso in libertà con l'obbligo di prestare lavori sociali per 2 volte a settimana presso il comune di Campofelice di Roccella. Il sindaco di Trabia, Francesco Bondi, ha informato la cittadinanza che la regione siciliana, con i fondi europei, ha finanziato il completamento del depuratore comunale. I lavori in corso su questa pratica sono partiti nel 2010, anno in cui si è insediata l'amministrazione comunale.
La strada per raggiungere tale risultato non è stata semplice, ma alla fine siamo riusciti a completare il procedimento. Ricordo solo le lettere scritte dalla Regione alla Provincia per sollecitare l'emissione dei pareri e per l'esecuzione dell'intervento di rafforzamento della foce del torrente Madonnuzza, obbligatorio per ottenere il nulla osta idraulico da parte del Genio Civile, ha dichiarato il primo cittadino Bondì. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla definizione del procedimento. Adesso però occorre giungere presto all'affidamento dei lavori. Tutto ciò contribuirà ad avere un territorio più sano ed il nostro mare più pulito. Nel tentativo di ovviare alla mancanza del depuratore, il Comune in questi anni si è comunque assicurato il trattamento dei reflui con la depurazione di primo livello e con l'utilizzo degli enzimi rendendo il nostro mare pulito. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Un programma all'insegna della tradizione, della condivisione, ma anche della novità, quello della festa di San Giuseppe, edizione 2014. Il programma è stato presentato ieri, 28 luglio 2014, in conferenza stampa dall'assessore alla cultura e spettacolo Rosanna Balistreri, alla presenza del sindaco di Bagheria Patrizio Cinque e della presidente del consiglio comunale Claudia Clemente. Alla conferenza erano presenti alcuni membri della quarta commissione consigliare cultura, i consiglieri circoscrizionali Claudio Lopresti e Giuseppe Aleccia, padre Giovanni Lamendola, il professor Umberto Balistreri e rappresentanti della confraternita di San Giuseppe, oltre a diverse associazioni e sponsor che si prestavano per gli spettacoli di membri della protezione civile.
Per la prima volta il santo patrono di Bagheria, San Giuseppe, scende ad Aspra. Alle 19.30 di venerdì 1 agosto il santo verrà accolto presso la colonia Cirincene di Aspra. Avevamo promesso una festa all'insegna del non arrendersi e così è stato, ha detto l'assessore allo spettacolo Rosanna Balistreri, che ha sottolineato l'aspetto di collaborazione e dialogo con la città. Nessun artista è stato retribuito, sottolinea l'assessore, e a tutti dobbiamo dire grazie, associazioni, forze dell'ordine, protezione civile e sponsor. Tra deliziosi piatti esotici e l'irresistibile ritmo delle melodie etniche, ecco che dal 30 luglio al 2 agosto a Pollina, la 22esima edizione del Festival Internazionale Setsuaz Setluaz con le musiche e la gastronomia del mondo luso mediterraneo. Con il sostegno del Comune di Pollina, a partire dal 30 luglio, parte dalla cucina l'itinerario culturale del festival con i 3 giorni di laboratori gastronomici tenuti dalla cuoca portoghese Cecilia Almeida Mota, per continuare l'1 e il 2 agosto con i suoni arabo-andalusi di Hakim El Sikameya e con il flamenco di Jesus Fernandez nel teatro Pietrarosa. Un laboratorio di lettura creativa porterà nel festival pensieri e parole del premio Nobel José Saramago. Mengo. Prima del festival, il 31 luglio a finale, il premio Rivelazione Setsuaz Setluaz, aperto alle giovani band siciliane, che offre al vincitore la possibilità di esibirsi nell'estate 2015 in una delle città estere della rete Setsuaz. Questo programma è stato offerto da carissimi affezionati de ilmeteo.it. Previsioni per martedì 29 luglio 2014. Molto instabile al nord con piogge diffuse e temporali, maltempo in Toscana e poi anche sul Lazio, Umbria e Marche. Ecco il dettaglio. Al nord tempo molto instabile con temporali molto forti sulle Alpi e sulle Prealpi del nord-ovest e poi sul Friuli Venezia Giulia. Piogge anche in pianura, inizialmente asciutto sulle coste romagnole ma poi peggiora anche qui. Migliora comunque verso sera con precipitazioni più deboli e spazi sereni. Al centro forte maltempo sulla Toscana nella prima parte della giornata con fenomeni anche piuttosto intensi. Parziale nuvolosità altrove. Nel pomeriggio peggiora con temporali anche in Umbria, Lazio e poi sulle Marche. Brutto tempo anche sulla Sardegna centro-settentrionale. Eccoci al sud dove prosegue il bel tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni sia in mattinata che nel pomeriggio, da segnalare soltanto alcuni innocui addensamenti sui rilievi ma comunque molto rari. I venti soffieranno sempre con debole intensità da sud-est sui bacini adriatici, più moderati sulla Sardegna e sulle aree tirreniche. Temperature minime che non subiscono grosse variazioni e con valori compresi tra 16 e 23 gradi su tutto il paese. Di giorno prevediamo non più di 25 gradi al nord fino a 27 gradi al centro e tra 27 e 32 gradi al sud con punte di 35 gradi in Sicilia. Carissimi, l'aggiornamento termina qui. Arriva un tempo più stabile e soleggiato? Forse sì, ma seguite gli aggiornamenti sul nostro sito ilmeteo.it, sempre con te. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 29 luglio, si ricorda Santa Marta Vergine. Il nome Marta, già molto diffuso in ambienti orientali almeno dal V secolo a.C., deriva dall'aramaico Marta o Mareta, con radice mar e significato di signora, padrona. Dice il proverbio, per Santa Marta attacca il lume sotto la cappa. Sono nati oggi Benito Mussolini, Andrea Zorzi, Fernando Alonso. Il
29 luglio 1900 l'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia, gli succederà Vittorio Emanuele III. In questo giorno del 1981, a Londra, nella cattedrale di St. Paul, Lady Diana Spencer sposa Carlo, principe del Galles. La cerimonia di quello che fu considerato il matrimonio del secolo viene trasmessa in Mondovisione. Infine, il 29 luglio 2004, l'Italia abolisce la leva obbligatoria. L'ultimo giorno di Naya sarà il 30 giugno 2005. Thomas Edison ha detto: "Non ho fallito, ho solamente provato 10.000 metodi che non hanno funzionato". Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 29 luglio. Ariete, gli impegni di lavoro oggi non mollano, ma tirando le somme le soddisfazioni non mancano. Guadagni inaspettati, obiettivi raggiunti, state dando prova di originalità e apertura mentale, cosa che si riflette positivamente nei rapporti. Toro, la luna in Vergine vi dà una mano in termini di buon umore e di autostima. Ci voleva, visto che ultimamente avete avuto qualche incertezza. Giornata ideale da trascorrere in compagnia di chi amate, restando fino a tardi in stretta intimità. Gemelli, diverse sono le contrarietà a cui vi espone la luna in Vergine in quadrato come Nettuno. Emozioni che sfuggono al controllo vi destabilizzano. Un piccolo guasto in casa, un contrattempo sul lavoro, una piccola delusione da incassare senza dramma. Cancro, con la protezione della luna in Vergine, la giornata si prospetta costruttiva. Clima adatto ai chiarimenti, ai progetti di coppia, agli spostamenti. Lavoro intenso ma molto soddisfacente. Riconoscimenti e complimenti da parte dei vostri superiori. Leone, se avete intenzione di fare acquisti per la casa, per la famiglia o di rinnovare l'attrezzatura di lavoro, approfittate di questa giornata favorevole. Avete un buon occhio per gli affari e le finanze. Utilizzatelo per risanare eventuali falle nel bilancio. Vergine, seccante l'opposizione di Nettuno alla Luna che compromette la vostra abituale efficienza. Distratti e disordinati concludete ben poco. Anche nelle situazioni complesse potete contare sulla vostra lucidità mentale. Non datevi per vinti. Bilancia, anche se talvolta avete l'impressione di stare sui carboni ardenti, dovete guardare avanti e sbarazzarvi di queste emozioni negative. Una giornata che garantisce una comunicazione fluida con l'ambiente circostante, favoriti i chiarimenti. Scorpione, con il sostegno della luna in Vergine, oggi potete tranquillamente rilassarvi, apprezzare ciò che è dolce senza bisogno di stare allerta. È possibile sbrogliare faccende complicate e occuparsi della persona amata con tenerezza e trasporto. Sagittario, resi distratti e poco motivati dalla luna, faticate a mantenere la concentrazione e a occuparvi di questioni che per voi sono noiose banalità. Anche se non amate affatto i compromessi, un comportamento più delicato aumenterà le vostre chance. Capricorno, il passaggio della luna in Vergine potenzia la tenacia, il senso pratico, e appiana con dolcezza tutte le piccole e grandi divergenze familiari. Affari e sentimenti prendono la rincorsa, accelerate su tutti i fronti, state spingendo nella direzione giusta. Acquario, professione e carriera dominano la giornata sottoponendovi a decisioni importanti. Studi e affari procedono al riparo da difficoltà. Il fronte pratico e finanziario traballa, correte subito ai ripari, eliminando al massimo gli sprechi. Pesci, Luna e Nettuno si oppongono e succede un bel pasticcio. Contrattempo scombina i vostri programmi, dovrete fare marcia indietro. Un appuntamento sfumato, difficoltà di rapportarsi con l'ambiente, non fatevi cogliere di sorpresa.